Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Rivanazzano Terme. Tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Mauro Coppola è un commerciante titolare di un negozio che ha deciso di scrivere al Corriere della Sera con queste parole: in Europa la corsa agli acquisti online è cominciata da poco, ma già ce ne siamo accorti. A differenza di quel che si pensa, non colpisce solo i centri commerciali. Nelle piccole e medie città è ormai difficile trovare negozi aperti. Ho chiuso il 2017 con un bel meno 9% e il nuovo anno non è cominciato nella maniera migliore. Ho licenziato la mia dipendente, ragazza in gamba molto amata dai clienti, ma non posso farci niente. Persino i bar hanno registrato il peggior anno della storia. Se la gente acquista online, non va in giro e quindi neanche nei bar. Cosa ne pensi di queste parole? Non acquisto online perché se acquisti online la gente non va in giro. Tu lavori in un bar e sei anche titolare? No. Dipendente? Dipendente. Hai notato un cambiamento nel corso del tempo rispetto proprio... Ci sono tante persone che acquistano online e tanti negozi che chiudono. Ma guarda, ognuno ha il suo lavoro, cioè secondo me su certe cose possono guadagnarsi comunque, però dipende da negozi, perché a volte non ce li hanno, magari quando tu vai lì a chiedere, non so, mi serve un pezzo, loro dicono lo devo ordinare, quindi è la stessa cosa, o che ce l'hai o che non ce l'hai, è la stessa cosa. Cosa non ti piace dell'acquisto online, al di là del fatto che ovviamente è svantaggioso per le attività commerciali? Non vedo, non provo e non riesco a comprare, se parlo in generale di vestiti eccetera, e poi preferisco vedere quello che compro al momento. A te capita di acquistare online? No, ho comprato qualcosa, le lenzuola per le bambine, mi sono arrivate sbagliate. Brutta esperienza, da lì hai chiuso. Giusto. Sì, cioè anche ieri è successo, cioè acquisto ultimamente, sì, spesso acquisto la roba, pezzi per la macchina. Ah ok, pezzi per la... Scegli di acquistarli online perché non li trovi nei negozi fisici o per altri motivi? No, più che altro non c'ho tempo e poi costano anche molto di meno che andare, non so, ai supermercati a trovarli. Poi certi pezzi non riesci a trovarli. Sì, o mi prendo i pezzi per la moto o, non lo so, abbigliamento ogni tanto. E trucchi. So che le ragazze acquistano molto le scarpe online, lo fai? Sì. Tipo devo acquistare un paio di scarpe della JD, ma alla fine le ho prese perché sennò ci metteva troppo. Perché preferisci online piuttosto che il negozio? Perché ci sono più scelte. Magari costano anche meno su online, il negozio costa di più. Qualcosa che non acquisteresti mai online? Non ho idea. Cibo? No, quello no. Cibo vuoi vederlo? Eh sì, lo cucino io, preferisco. I preservativi.